Oggi online è un disastro sotto il punto di vista fake news, notizie controverse, controinformazione, qua non, tutto questo mondo qua di informazione alternativa, chiamiamola alternativa, anche fake alla fine, perché uno può anche avere un proprio parere, ma se poi alla fine non è supportato da prove, tanto vale, alla fine viene ritenuta fake. Ma al di là di questo, volevo spiegarti un concetto che si basa sugli algoritmi, vale a dire, quando siamo di fronte a una fake news, banalmente su Facebook, quando girano questi articoli, questi link, se non sei d'accordo, e tipicamente succede, capita anche che tu non lo sia, e come dire, vedi questo articolo e la prima cosa che ti viene all'istante, una volta letto l'articolo, hai capito che si tratta della solita bufala e che ti sale il sangue al cervello. Ti incazzi, cioè ti nervosisci. È normalissimo. Questa incazzatura, questo nervosismo sfocia poi naturalmente nella necessità compulsiva di commentare, di dire la tua, lo si fa anche in maniera positiva, nel senso cerchi anche di dare un messaggio agli altre persone che magari non hanno le informazioni in testa, gli strumenti per rendersi conto che quella notizia è fake, non è reale. Quindi, preso dalla rabbia, preso dalla buona volontà di voler comunicare alle altre persone la notizia è un fake, commenti e credi anche di aver fatto un bel gesto. Purtroppo non lo è. Non è per un semplice motivo. Gli algoritmi di Facebook hanno dei fattori, degli elementi all'interno di un post che gli servono a capire se quel post in particolare è un posto interessante, è un posto di successo, è un posto che le persone vorrebbero vedere. Sono tendenzialmente tre gli elementi che utilizza. Il primo è la reazione, quindi il pollicione, che oggi da ormai da qualche anno sono aumentati nell'abbraccio, nel cuore, nella risata. Tutti quei simbolini lì, le reazioni, diciamo il primo passo perché è semplice, cioè alla fine solo cliccare un tasto, quindi serve fino a un certo punto, serve, ma fino a un certo punto gli algoritmi di Google, di Facebook, per capire come quel post. La seconda cosa è la condivisione. La condivisione è un gesto molto elevato nei confronti di Facebook per un post, perché se tu decidi di condividere quell'articolo sulla tua bacheca, che tu sia d'accordo o no, è un gesto comunque grosso, è un gesto importante, il che lo rende quindi di conseguenza un post da tenere d'occhio. Probabilmente Facebook, se inizierà a vedere che questo post riceve un tot di condivisioni, inizierà a mostrarlo anche di più fuori, ad altri contatti. La terza cosa che sta nel mezzo sono proprio i commenti. Commentare, per quanto uno possa pensare, gli scrivo che sono dei coglioni, gli scrivo che sono delle fake news, gli scrivo che, alla fine commentare aiuta il post a essere visualizzato di più, perché è Facebook che, vedendo commenti, reazioni, condivisioni attraverso il suo algoritmo, capisce che quel post probabilmente è interessante. Essendo interessante, ovviamente Facebook l'obiettivo suo è quello di tenere la gente il più possibile sulla propria piattaforma, è inevitabile, quello è il suo lavoro, e per farlo ha bisogno di materiali sempre interessanti. Quindi se un tuo post, a secondo gli algoritmi di Facebook, risulta interessante, la piattaforma inizierà a divulgarlo in maniera sistematica, in maniera aggressiva.
nonostante magari ci siano tantissime faccine da gr, ci siano tantissimi commenti negativi sotto di esso, e magari è stato condiviso e chi l'ha condiviso poi ci ha scritto che sono tutte banzanate. Non è il modo giusto. Se vuoi davvero ostacolare questa cosa, per quanto possa sembrare stupido, limitante, un buon modo è quello di non fare niente. Può sembrare una cazzata, ma è non fare niente, se non segnalare il post. Ma questa magari è una cosa che spieghiamo la prossima volta.